Tom, scusa, ti ricordi che c'è quel ragazzo che fece la domanda sullo school bonus che ha dei Sì, stasera ma lui si è. trova su YouTube. Sì, vero, se volete vederla, c'è una bellissima sequenza in cui durante una conferenza tenuta in un ambiente in un'università da John Kerry, che ricorderete, è candidato contro Bush nel 2004, c'è un ragazzo che ha avuto la brutta idea di alzare la mano e dire: scusi, signor Kerry, ma allora come spiega il fatto che lei appartiene all'associazione, alla setta degli School and Bonds, che per chi non la sapesse è una setta segreta a cui, che ha la sua sede a Yale, è la stessa università che ha frequentato Kerry, che ha frequentato Bush, e sia Bush padre che Bush figlio che Kerry, tutti quelli di un certo giro, tutti passano per questa società segreta. Comunque ha avuto la brutta idea di fare questa domanda in pubblico, sono arrivati i poliziotti e gli hanno scaricato il taser addosso, e c'è filmato su YouTube in cui si vede questo qua che viene portato via mentre urla, cioè, insomma, guardatevi il filmato perché è abbastanza impressionante. Vabbè, questo schema vi mostra appunto, come dicevo prima, come funziona il taser, vedete i due fili e i due aghetti, e una volta che i due dardi entrano nel corpo del decapitato, viene trasmessa attraverso i fili questa scarica 60.000 volte. Altre cose che si stanno studiando per la polizia, per le forze di polizia del futuro, sono anche questi sistemi di ripresa istantanea, per cui praticamente loro videoregistreranno in tempo reale tutto quello che fanno con queste loro armi non letali. Ah, questo è fantastico, questo è un nuovo sviluppo, questo qui è un fucile, un sistema d'arma portatile che anziché essere, diciamo così, abbastanza rozzo e primitivo come il taser, che addirittura ha bisogno dei fili, c'è cioè una cosa abbastanza complicata, a più di 6 metri di distanza non arriva, anche se vi dicono che stanno sviluppando dei nuovi taser senza fili, ma ancora non li ho visti. Invece quel tipo di fucile lì spara degli impulsi a infrarossi, di un laser a infrarossi particolarmente sofisticato, che comunque riesce a ottenere esattamente più o meno gli stessi risultati che si ottengono col taser, cioè il malcapitato che viene colpito da questi proiettili a infrarossi, queste scariche infrarossi ad alta energia, subiscono a livello fisico degli effetti abbastanza simili a quelli di una scarica elettrica. Ma credo che, vabbè, questo è un altro carino, se poi, non so se qualcuno di voi ha mai visto qualche film della saga Robocop o qualcosa del genere, comunque diciamo che questo qui è un nuovo prodotto che in qualche modo mi ha ricordato molto il film, praticamente un sistema remoto che funziona fino a 1 km di distanza, c'è questo robottino che va vicino al punto caldo in cui c'è un problema e c'ha varie anche modalità di utilizzo, c'ha un faro accecante, c'ha un altoparlante per stordire mandando delle frequenze particolari che stordiscono, oppure anche solo per trasmettere l'operatore a un chiamato di distanza che intima fermo là dove sei, no? Che comunica a distanza con il malcapitato oggetto dell'interesse di questo robottino. E poi c'ha delle armi di vario tipo per cui può sparare dei proiettili non letali, oppure nel caso che a un certo punto non ci sia niente da fare, bisogna fare qualcosa, è in grado anche di sparare pallottole calibro 7,65. E dicono che comunque è un sistema fatto apposta per esempio per far detonare delle mine, per avvicinarsi a luoghi pericolosi, appunto per interagire con soggetti pericolosi senza che l'operatore ne abbia alcun danno. Il soggetto pericoloso probabilmente sì. Comunque, ecco, e questo credo che sia in assoluto il sistema d'arma più inquietante che sia stato sviluppato negli ultimi anni. Va dato merito a un paio di giornalisti del TG24 Rai News, TG24 Rai News, di aver fatto un bellissimo servizio su questo sistema d'arma. Questo è un sistema che utilizza microonde. Ecco, lì vedete nello schemino vedete appunto come funziona questo Active Denial Systems, che appunto viene propagandato come un sistema non letale, ma in realtà
Tutti sappiamo che in realtà non esistono studi sufficienti per poter stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, che questo sia un sistema non letale, perché sappiamo tutti da innumerevoli ricerche effettuate negli ultimi 60 anni che le microonde hanno invece degli effetti molto particolari nell'organismo umano. Abbiamo riscontrato che le microonde non sono qualcosa che in effetti ha degli effetti particolarmente preoccupanti e significativi nei confronti dell'organismo umano. Quindi questi sistemi d'arma sono particolarmente inquietanti. Nella foto in basso vedete appunto una foto che mostra le varie fasi di riscaldamento di una persona. Poi naturalmente, sapete, un cippone con quell'antenone è un po' scomodo, no? Allora sviluppiamo anche una versione più piccola in modo da portarlo anche a spalla, cioè in modo da poter essere operato da una o due persone. Così c'è tutta un'industria che sta guadagnando un sacco di soldi grazie agli investimenti in questo nuovo tipo di armi non letali. Ripeto, le implicazioni politiche e geopolitiche credo che siano chiare a tutti. E quindi traete da voi le vostre conclusioni. Io invece mi avvio a concludere il mio intervento. A questo punto farò un cenno, visto che prima parlavamo di scie chimiche, abbiamo parlato di OGM, abbiamo parlato di armi non letali. A questo punto torniamo velocemente alle scie chimiche per denotare che comunque nell'ambito delle scie chimiche ci sono dei fenomeni che andrebbero un attimino studiati, tipo nella foto che avete visto prima. Vedete una classica scia chimica emessa da qualcosa che però non sembra affatto un aereo, ma qui addirittura vediamo una scia chimica emessa da qualcosa che non si vede, non c'è niente che la sta emettendo. E poi esistono innumerevoli testimonianze e anche documentazioni fotografiche audiovisive che documentano come il fenomeno delle scie chimiche in molti casi sia osservato da vicino da oggetti volanti non identificati, quindi non si sa bene che da quale natura o provenienza. Comunque questa foto a me piace particolarmente perché è una specie di riassunto di molte delle cose di cui abbiamo discusso qui, perché qui potete vedere una classica scia chimica ormai vecchia di almeno un'ora, una scia fresca di 15 minuti, e qua abbiamo un aereo che lascia una normalissima scia di condensazione che si dissipa esattamente come dovrebbe fare una normale scia di condensazione. E in più mettiamoci anche l'UFO di turno, abbiamo un quadro abbastanza completo della situazione. Va bene, qui abbiamo altri esempi di scie chimiche, ma io volevo concludere il mio intervento citando, visto che abbiamo parlato di modificazioni del clima e visto che, come vi dicevo prima, parlando di Tegra, qualcuno dice ma forse le scie chimiche in realtà sono una soluzione di cui non si vuole rendere partecipe la popolazione per non preoccuparla, potrebbe essere un piano segreto per rallentare per evitare o rallentare il cosiddetto effetto serra, il riscaldamento globale di cui tutti parlano. Personalmente non ritengo che sia così, o meglio, vorrei spendere due parole intorno alla questione del cosiddetto riscaldamento globale che ha affrontato un Oscar e un premio Nobel a quel bel personaggio che è Al Gore, ex vicepresidente all'epoca Clinton. Questo signore si è beccato appunto un Oscar per un documentario che adesso, quando viene proiettato nelle scuole inglesi, viene documentato a condizione che in vari punti il filmato venga interrotto e gli insegnanti dicano: vedete quello che ha detto questo documentario? Beh, non è vero, perché in realtà ci sono almeno 12 o 13 punti di quel documentario che è stato premiato con l'Oscar che non sono scientificamente giustificati. Secondo,